Avvocato Antonella Sutira, ideatrice, organizzatrice del premio, insieme con la collaborazione naturalmente degli avvocati Modafferi e Bonifazi. Un premio che è giunto alla sesta edizione come una creatura che cresce passo passo e che è giusto seguire proprio perché continui sulla buona strada. Mi sembra che questa edizione sia stata molto efficace. Sì, devo dire che è stata una bella edizione, ero molto preoccupata perché la coincidenza di questa creatura che cresce è quella con una creatura nuova che è venuta alla luce oggi, che è il figlio della mia socia, l'avvocato Angelo Modafferi, e quindi questa doppia gioia oggi di vedere crescere il premio VIS e di cogliere questa bellissima notizia di questa nuova creatura che viene alla luce. Oggi abbiamo avuto tanti premiati dove la scelta dei premiati è stata difficilissima perché stranamente il comitato aveva individuato tantissimi candidati, tutti meritevoli, tutti per motivi diversi, e addirittura siamo riusciti anche a conciliare la possibilità di premiare contestualmente persone che si erano affrontate su questioni delicatissime. Abbiamo premiato infatti il senatore Nico D'Ascola, che in commissione giustizia aveva fatto grandi avversioni, opposizioni al decreto Cirinnà, e contemporaneamente abbiamo votato anche la senatrice Cirinnà, ed è stato bellissimo assistere anche a questa sportività, diciamo, ecco, nell'accettare la consegna di premi per ragioni diverse ad entrambi, e sempre con lo spirito di premiare chi comunque lotta nel riconoscere la necessità di tutelare i diritti delle persone. Lei tra l'altro sempre in prima linea su questo, avvocato, sia con l'impegno per la legalità e la giustizia che per il sociale e anche per il cibo etico, non a caso tra i tanti premiati anche degli illustri chef. Sì, abbiamo voluto premiare Filippo Cogliandro, uno chef calabrese che è l'ambasciatore anti-racket per l'approvvigionamento della ristorazione, è un uomo che ha avuto il coraggio di denunciare la mafia, di fronteggiare la mafia e di investire comunque nella sua attività, inventandosi anche queste cene della legalità che vengono spesso fatte, allestite all'interno di ristoranti o resort che sono stati confiscati alla mafia. Tra i tanti intenti di premiazione, anche quello che delinea l'impegno della forza, quindi della VIS, nel campo politico e socioculturale. Che cosa è venuto a mancare per certi aspetti? Quali sono i non detto che vogliamo invece raccontare davanti ai nostri video ascoltatori? Beh sì, diciamo che il trend di quest'anno è stato fortemente legato all'idea che è la cultura a cementare la legalità, nel senso che le attività culturali sono fondamentali per evitare la logica della delinquenza, quindi cibare le persone di bellezza, di arte e di musica è fondamentale per poter far crescere le persone con l'idea del bello, perché la legalità appartiene ai valori fondamentali, quindi della bellezza umana. Purtroppo qualcuno dei premiati è stato assente per motivi di salute, mi riferisco al premio per l'impegno politico-culturale che l'associazione aveva assegnato e comunque ha conferito al senatore Sisinio Zito, un premio che a me è particolarmente caro, essendo roccellese ed essendo cresciuta grazie a quest'uomo, con l'idea che i sogni si possono realizzare, perché quest'uomo, a parte l'impegno come senatore, è stato uno dei senatori più giovani eletti quando si è candidato nel 1974, sottosegretario alla pubblica istruzione e ai lavori pubblici, aveva questa grande passione per il jazz, ebbe questa felice intuizione all'epoca antesignana, perché parliamo di più di 40 anni fa, in cui decise di far venire a Roccella Ionica i più grandi artisti jazz. Nacque così il Festival Jazz Rumori Mediterranei, che ha portato Roccella a divenire nel tempo non soltanto notissima all'estero,
in tutta Italia anche per questo primo festival culturale di così grande prestigio dal punto di vista musicale, perché a Roccella il prestigio era soprattutto legato ed è ancora oggi legato al fatto della improvvisazione jazz, per cui molti artisti che non si conoscevano tra di loro, che non avevano mai suonato insieme, si incontravano a Roccella Ionica per produrre Rumori Mediterranei. E ritengo che sia stato questo esempio a consentire a Roccella Ionica, un paese nella Locride, ad essere un paese completamente avulso dalle logiche per cui la Locride è famosa, tristemente famosa, perché è un paese in cui la densità mafiosa è ridicola, quasi inesistente, e dove si è diffusa questa idea dell'impegno sociale e dell'impegno culturale. Quindi il festival oggi è alla sua 42esima edizione, è un festival che è cresciuto nel tempo e che è stato fortemente voluto dal senatore, che è riuscito comunque a creare diverse edizioni di questo festival in un contesto storico in cui comunque i tagli alla cultura sono stati notevolissimi, per cui un festival fondato esclusivamente sui finanziamenti pubblici, non esistono sponsor privati tranne qualche sponsor legale o locale piccolissimo, e quindi nonostante questi grandi tagli il festival ha continuato, addirittura sono iniziate le versioni invernali, quindi winter, che è già la quarta edizione, quella winter. Noi allora possiamo simbolicamente offrire questo premio porgendolo alla telecamera in modo tale che venga consegnato virtualmente a questo grande personaggio per l'impegno politico-culturale.